Nel giorno della festa della musica, la musica riparte a Ravenna con il concerto inaugurale della 31ª edizione del Ravenna Festival ospitato alla Rocca Brancaleone, il primo concerto con il pubblico pagante della ripartenza. Ingressi scaglionati per gli spettatori, controllo temperatura, mascherine rigorosamente chirurgiche fornite dall'organizzazione a chi ne fosse sprovvisto, igienizzazione mani, posti a sedere distanziati o accorpati in caso di congiunti. Saranno 40 gli eventi in programma quest'anno fra Ravenna, Cervia e Lugo per il festival. Per la festa della musica, il maestro Riccardo Muti, alla direzione dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, ha scelto un programma incentrato principalmente su Mozart. Alla Rocca, oltre alle autorità locali e regionali, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini. Un segnale di ripartenza, un grande evento con il maestro Muti in questo luogo spettacolare. Con la direttrice generale dell'UNESCO, Audrey Azoulay, che è venuta appositamente in Italia per un segnale di amicizia e di vicinanza all'Italia, la Presidente del Senato, insomma una bella serata, è un inizio. Il segnale della rinascita del nostro paese, che ci dice anche la possibilità di questo grande maestro che è Muti, il nostro biglietto da visita delle eccellenze italiane nel mondo, di poter fare un concerto all'aperto con il pubblico seguendo le misure di sicurezza. È un grande segnale e poi ricorre questa apertura nella giornata della musica a livello europeo, e la musica ha una grande importanza come la cultura, perché è il collante fra i popoli, è lo strumento che unisce, e la presenza del pubblico oggi ci dà una grande emozione. Quindi un grazie al maestro Muti, un grazie a questo festival. Siamo in fibrillazione perché è una sorta di sogno che si realizza, ci abbiamo creduto e alla fine forse non ci crediamo, adesso non ci crediamo neanche noi, che si stia avverando tutto quello che per cui abbiamo lavorato in questi mesi con molta determinazione e anche una discreta quantità di cocciutaggine. Il programma avverte principalmente su Mozart, questa scelta, come un accordo col maestro, come è avvenuta? La scelta è ascrivibile totalmente al maestro Muti, c'è anche uno scriabin, una reverie, quindi si riferisce a un ricordo, al sogno. E poi già, che dire, Mozart è il compositore baciato da Dio, dalla fortuna, che proprio con la Jupiter può darci anche il senso di una rinascita, perché proprio ha questa capacità di parlare direttamente al nostro animo, al di là di dopo alcuni secoli, e quindi forse il modo più giusto per quello che è stato forse il compositore più amato della storia della musica, almeno classica. A disposizione di sicurezza, ci sono stati dei problemi per l'organizzazione? No, ci siamo anche per questo mossi molto per tempo, abbiamo interpellato medici del lavoro, insomma, e come dire, questa Rocca è il luogo in cui ci sentiamo sicuri, e nonostante il distanziamento riusciamo a ospitare un discreto numero di persone, anzi per molti sarà una riscoperta di uno dei luoghi più amati della città, dove tanti eventi importantissimi nel corso degli ultimi decenni si sono svolti. Ecco, la scelta di trasmettere in streaming tutti gli spettacoli gratuiti, come è nata? E questo è un dovere. Innanzitutto, se parliamo di distanziamento, deve essere fisico, ma non deve essere distanziamento dalla cultura, e soprattutto non lo deve essere per questioni di censo, di disponibilità economiche. Quindi se è vero che purtroppo questo evento di questa sera sarà per poche persone che pure a prezzi molto calmierati, molto bassi, sono riusciti ad avere il biglietto, e questa fortuna deve essere condivisa anche con tutte le persone che da casa potranno seguire uno streaming di alta qualità e soprattutto, come giustamente lei ha sottolineato, gratuito, perché questo è un diritto, perché
è un diritto di tutti. La cultura deve essere deve essere un bene disponibile a tutti, perché è essenziale anche per la nostra vita.